Allora, potremmo farlo così. Che ci fai qui? Cosa? Non parli? Ho maledente! Come maledente? Che è successo? Ho una buona testa! Ti riempi sempre di dolci! Che stai dicendo? Cosa? Senti, basta, non ti capisco, facciamo altro. Preferivo quando parlavi prima. Sì, forse è meglio che stai zitta. Hai sentito? Dobbiamo andare. Che è successo? Il cane è sbucato dal nulla. Sono riuscito a schivarlo, ma non so che cosa si è fatto. Ha la zampina ammaccata, dovremmo chiamare un veterinario. Pesata, sono da domandare. Cosa? Tu hai capito che ha detto? No. Cosa? Un veterinario. Un veterinario? Piacere. C'è questo cane che è ferito alla zampa. Va bene, ci penso io, basta mettere una benda, ma posso sapere cosa è successo? Stavo in bicicletta, stavo andando per la strada e mi è sbucato dal nulla davanti. Non so che cosa ci facesse. Ma cosa stava facendo in bicicletta? Stavo parlando al telefono. Col cellulare, in bici. Roba da matti. Lo so, hai ragione. Ero così occupato a muovere la bocca inutilmente che non me ne sono proprio accorto. Mannaggia, se solo ci fosse stato qualcuno a gridarmi attento, sicuramente l'avrei schivato. Boh, sicuramente te non avresti potuto avvertirlo. Non si capirà un H di quello che dici oggi, ma comunque sei riuscita a chiamare il veterinario e sei riuscita ad aiutarci con questo problema, nonostante non parlassi. Non è da tutti riuscire a dare una grande mano senza parlare. Bobo! Ah, stavolta ho capito cosa intendi, il robot, giusto? Beh, allora dovremmo fare una bocca anche a lui. Mi dispiace tanto, però spero soltanto che questo robot non parli a vanvera per ore come faccio io. Però in qualche modo voglio sdebitarmi. Ho qualcosa che fa a caso vostro. Ecco, una radiolina. Spero che faccia da bocca. Grazie! Cosa ne pensi di questa bocca? Ma mi prende vivo!